Quali sono gli interventi necessari per contrastare? Gli interventi necessari, non c'è una ricetta, una bacchetta magica. Sicuramente per aumentare, bisogna aumentare la prevenzione e il controllo del territorio e dar fiducia sempre più ai cittadini anche nel segnalare e nel denunciare. Io credo che dobbiamo lavorare molto sulla percezione della sicurezza, perché questa viene minata anche nelle aree più tranquille, quindi il cittadino tende a sentirsi meno tranquillo anche nelle aree dove statisticamente i reati vengono commessi di meno. Sono segnali anche di un territorio che si sta impoverendo? Sono segnali di una parte di società che vive ai limiti della società e che ha necessità di trovare risorse, in modo ovviamente non legittimo. Diciamo, preoccupa la crescita dei sequestri di eroina, è un fenomeno nuovo ma vecchio? È un fenomeno che in questi anni sta un po' risalendo, il ritorno all'eroina, e questo è preoccupante perché l'eroina, ma ovviamente tutte le droghe, fa male, e quindi quel problema degli anni 70 rischia di riversarsi sulle generazioni degli anni 2000. Se il Comune e la Procura di Torino dovessero chiedervi, voi siete pronti a gestire lo sgombero di Scatasuna? Noi siamo pronti a effettuare tutte le disposizioni dell'autorità giudiziaria e a collaborare con tutte le istituzioni. Lei lo ritiene opportuno? No, non è una valutazione mia, ma è una valutazione che in questo momento spetta ad altre istituzioni.